Faccia a faccia, Movimento 5 Stelle contro PD. Do il benvenuto a Barbara Leti, buongiorno senatrice, buongiorno. E un benvenuto anche a Gennaro Migliore. Barbara Leti, ieri in una seduta infuocata del Senato in cui si parlava della calendarizzazione della legge sui vitalizi, è arrivata a accusare il Partito Democratico di essere un partito di falsari. Gennaro Migliore, l'ultima volta che era stato qua, aveva espresso il desiderio di fare un duello con un 5 Stelle, l'abbiamo accontentata. E allora ripartiamo bene da ieri e da quella seduta infuocata al Senato e poi via al duello. Così atteso. Silenzio, non interrompete. Non costringetemi, per favore, a rispondervi per le rime. Lola, per favore, non interrompete. Non interrompete. Lasciatemi parlare. Leti, comincio da lei e dalle sue parole. Un partito di falsari, perché? Hanno fatto un doppio gioco. Come è solito fare il Partito Democratico. Alla Camera hanno approvato la legge per l'abolizione sui vitalizi, cantando vittoria. Voglio ricordare che la legge che abolisce i vitalizi è del Partito Democratico. Arriviamo al Senato e noi chiediamo la calendarizzazione d'urgenza. Questo significa che si può discutere e si deve discutere entro 30 giorni. In ogni caso si sarebbe arrivati a settembre, ma con l'urgenza di discuterla come primo ordine del giorno. Questo per noi significa una cosa molto semplice, non arrivare al ridosso della legge di bilancio durante la quale si devono bloccare tutti gli altri provvedimenti di legge. E dal momento che il Partito Democratico già annuncia delle variazioni, questo significa che vuole metterlo sul cosiddetto binario morto. E allora che cosa fa il Partito Democratico? Vota contro l'urgenza. Migliore, allora, la questione è seria. Avete approvato quella legge che porta la firma di Richetti in pochissimo tempo alla Camera. Perché adesso bisogna centellinarla come fosse un vino di meditazione al Senato? Ma a dire la verità non porta solo la firma di Richetti, porta anche la mia, che sono uno dei primi firmatari. E non è stata neanche per breve tempo, perché noi l'abbiamo presentata 3 anni fa. Il punto è che ce ne sono due, diciamo così. Il primo è che noi abbiamo la necessità di fare una discussione parlamentare seria e non stiamo facendo propaganda, a differenza di quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, perché nel corso della discussione anche alla Camera c'è stato evidentemente un voler depistare l'attenzione. La legge del PD, la legge è stata approvata. Io vorrei chiedere alla senatrice Lezzi, visto che il Senato non è stato del Movimento 5 Stelle molto attivo, perché loro hanno presentato con Endrizzi una proposta di legge solo nell'ottobre 2016, ad uso referendum, direi. Noi l'avevamo presentata 3 anni prima. Voi dovete votare la nostra legge, noi siamo quelli che lo stanno facendo. Alla Camera avevate fatto una proposta ridicola che non interveniva sui vitalizi precedenti. E poi le do una notizia, i vitalizi per noi già non ci sono più dal 2012. Migliore, stiamo sull'accusa che le ha rivolto Lezzi. Voi volete mettere la legge su un binario morto. La replica lei e poi vengo a lui. No, noi l'approveremo, così come abbiamo dimostrato di approvarla alla Camera e così come loro invece hanno sempre fatto semplicemente propaganda. La approverete con modifiche? Per cui poi dovrà tornare... Questo lo deciderà il Senato, ma sicuramente noi l'approveremo entro la fine della legislatura. Tanta foga nel votare la legge sui vitalizi, non c'è il rischio, e magari un rischio che è una responsabilità che vi dovete condividere, di aver fatto una legge che rischia di non passare il vaglio della Consulta? Guardi, all'interno della legge comunque si pongono delle differenze sostanziali tra le pensioni e quello che sono i vitalizi. Qui si parla soltanto degli eletti. Allora, io non voglio entrare nella polemica di chi ha presentato la legge e di chi la vuole ripresentare. Sta di fatto che il Partito Democratico ha affossato ieri la discussione della legge sui vitalizi e io sono convinta che non si arriverà alla votazione proprio per questioni di regolamento. Una cosa vorrei chiedere al Partito Democratico, qui nella persona dell'onorevole Migliore. È strano sentir parlare Zanda di necessità di approfondimento di una legge quando per regalare 17 miliardi alle banche avete taciuto perché ve l'ha chiesto Banca Intesa. Avete
Avete, vi siete piegati al volere di Banca Intesa che vi ha imposto di non cambiare neanche una virgola. Guardi. Spesso il DL concorrenza, oggi il vostro Mucchetti, che è un presidente di commissione del Partito Democratico, non è uno qualunque, ha votato in dissenso proprio perché è stato mortificato il Parlamento e perché, come lui stesso ha dichiarato, esattamente come noi, avete fatto un grandissimo regalo alle assicurazioni, alle farmacie e ad Enel e avete impedito il dibattito parlamentare. Sono accuse pesanti, Migliore, come replica? Allora, approfondire. Allora, è molto strano e di questo dovreste rispondere. Non si arrabbi, perché noi abbiamo... Io sono molto arrabbiata, allora, perché voi avete fatto ennesimi, lasci la possibilità di ennesimi favori per la posizione di Italia. Noi abbiamo un compito, quello di pensare al Paese, voi avete un altro compito, quello di prendere qualche voto con la propaganda. Siccome dimostreremo agli elettori che quello che abbiamo promesso stiamo facendo... Se mi deve interrompere la senatrice Lezzi, la interrompo anch'io, eh. Lo dico a lei. Che allora, un richiamo all'ordine della... Siccome noi andremo al voto con la legge modificata sui vitalizi e siccome noi ci siamo occupati di salvare i risparmiatori e certamente non le banche, le voglio dire, lei quando è che ha votato una legge a favore di questo Paese? Visto che il decreto concorrenza è atteso da moltissime categorie da molto tempo e anche voi avevate richiesto che venisse, diciamo, approvato celermente. Il fatto che noi oggi abbiamo approvato l'intervento che deve essere fatto a sostegno di Serraj in Libia, che abbiamo realizzato degli interventi per realizzare una maggiore efficienza della concorrenza, che abbiamo fatto tutte le riforme relative al lavoro, alla scuola, alla costruzione di un salvataggio di quei risparmiatori che voi avreste lasciato assolutamente senza protezione, perché voi mettete le mani nelle tasche degli italiani, perché voi non avete mai trovato una proposta per il sostegno del nostro paese. 30 secondi di replica e poi cambiamo argomento. Noi non avremmo regalato 17 miliardi alle banche, perché se il contribuente ci mette 17 miliardi, il contribuente entra nella banca, ne prende il controllo esattamente come è fatto per MPS. Però MPS... In MPS era coinvolto tutto il Partito Democratico, per le popolari vendite si sono lasciati morire e si sono lasciati morire 210.000 piccoli azionisti. Vada in Veneto a parlare con i comitati, vada in Veneto a parlare con le piccole imprese e con le associazioni. Noi invece non andiamo in Veneto, vi fermo, dobbiamo dare giù, signori, una collaborazione. Voi non avete fatto degli azionisti. Veneto, Siena, non corretti. Perché sta mettendo scudolatamente gli italiani. Vi chiedo scusa, adesso parlo io e riporto a Roma, oggi. C'era un leader incontrovertibilmente giudicabile tale da Davide Casaleggio a Roma. Sentiamo che cosa ha detto e poi ne parliamo. Per quanto riguarda il mio ruolo è sempre stato quello di supporto al Movimento 5 Stelle. Non ho cariche elettive, non siedo in Parlamento, non siedo al Comune, ho sempre dato il mio supporto gratuitamente. Non chiedo un stipendio al Movimento 5 Stelle, sono uno dei tanti attivisti e uno dei tanti volontari che ha supportato il Movimento 5 Stelle in questi anni. Lezzi, sembra un po' un'escusatio non petita, io sono uno dei tanti militanti, io non decido nulla, ma chi decide davvero a Roma? Molte ricostruzioni giornalistiche parlano che dietro l'ultimo patatrac nella giunta di Virginia Raggi con l'assessore Mazzillo ci sia la regia di Casaleggio. Guardi, la nostra struttura è molto chiara. Noi abbiamo un garante e chi decide per Roma è Virginia Raggi, che chiaramente se vuole e se ritiene si può avvalere dei suggerimenti e dei consigli di chi preferisce. Davide Casaleggio, dopo la morte del padre di Gian Roberto, è venuto un po' fuori mediaticamente, però Davide Casaleggio c'è sempre stato. Io non l'ho conosciuto nell'aprile del 2016, l'ho conosciuto molto tempo prima, perché comunque era già un supporto fondamentale perché per la crescita del Movimento 5 Stelle. Non c'è niente di segreto, di grigio, e lui ha una passione per internet, per la partecipazione, e quindi ha sviluppato a Rousseau anche in memoria e per seguire quello che era il desiderio e il sogno più grande del padre Gian Roberto, e questo mi sembra... oltre che apprezzabile, anche condivisibile e piuttosto normale, perché quando si perde una persona molto cara, poter portare avanti il sogno è come renderlo immortale, ancora vivo, è una questione anche molto emotiva.
È chiaro. Ma allora, migliore. Innanzitutto io penso che debba essere chiaro a chi ci ascolta che la sindaca Virginia Raggi ha firmato un contratto con la Casaleggio Associati con penale di 150.000 euro. Se questo non è essere controllati da un'azienda che peraltro ha il controllo totale di quello che lei chiama la democrazia partecipata, invece non è partecipata perché non c'è un'anagrafe degli iscritti, perché non è possibile controllare, la validità delle vostre votazioni online. E poi vi dico una cosa, se voi non siete in grado di raccogliere i rifiuti sotto casa dei romani o di far circolare bene i trasporti, penso che non sarete in grado di fare nient'altro. Allora la questione, e mi fa piacere che lei sorrida perché mi dà ragione, significa che in questo momento voi avete dovuto far venire Casaleggio qui perché avete di nuovo cambiato di fatto un altro assessore, il quarto assessore al bilancio, avete silurato due direttori generali dei trasporti. Ditemi una persona che non sia del vostro movimento o del vostro partito azienda che parli bene di Roma, che dica come è stata amministrata bene Roma. Io so solo che oggi Parigi ha 2 miliardi di euro, lo dico anche a chi ci ascolta a casa, 2 miliardi di euro perché ha detto sì alle Olimpiadi e Roma era quella avvantaggiata per le periferie e per la trasformazione delle periferie. E voi, oltre a non aver realizzato questo importante evento che nel caso dell'Expo ha cambiato la vita di Milano, avete anche bloccato e paralizzato l'attività romana. Migliore Lezzi. Primo, Rota non è stato silurato, lo ha detto anche qui in diretta ieri sera, ha rassegnato le sue dimissioni da solo. Seconda cosa, seppure fosse stato mandato via, è per questione di responsabilità e di scelta decisionale di Virginia Raggi. Ora sentirmi dire dal Partito Democratico che noi dopo un anno non sappiamo raccogliere i rifiuti, non sappiamo far funzionare i trasporti, dopo che ci avete lasciato ATAC con 1.300.000.000 che vi siete mangiati voi insieme alla destra, perché sicuramente non difficile. È responsabile del Movimento 5 Stelle. Allora negli ultimi, negli ultimi 15 anni avete generato oltre 13 miliardi di debito, siete degli incompetenti, degli incapaci, oltre al fatto che anche in Italia per il debito pubblico italiano non state facendo altro che generare nuovo debito pubblico. Siamo inchiodati a delle clausole di salvaguardia per 15 miliardi che avete generato per una politica di bonus che non hanno comportato nessuna clausola di salvaguardia che è mai stata. Il rischio delle clausole di salvaggio l'avete fatta, non l'avete fatta. L'IVA il 10% l'avete aumentata. Mi lasci la possibilità di fare una domanda. Qui è interessante perché al Partito Democratico rode molto non aver dato altre occasioni di mangiatoia su Roma con le Olimpiadi. Perché Torino è stata esattamente una mangiatoia. Ancora una volta lì è dovuta intervenire la magistratura per corruzione. Io so che Roma ha bisogno di altre cose, non di propaganda con le Olimpiadi. Replica di migliore rispetto ai grandi eventi. Inserire la legalità in una situazione così incrostata come il Partito Democratico ha lasciato non è una cosa semplice. Il fatto che voi non riconosciate i vostri errori significa che li andrete a rifare. Un momento, certo, 30 certo. secondi di perché replica di sui grandi. Fronte alla menzogna, mi aiuti a rendere questo confronto civile, aiutatemi a fare in modo che questo confronto continui ad essere civile. Un momento, non è la questione di tremare, ci stiamo confrontando sulle idee e non sulle modalità. Mi costringete a chiudere, ci prendiamo un bicchiere d'acqua. Il duello PD 5 Stelle nelle persone di Gennaro Migliore e Barbara Lezzi si era infuocato quando si è iniziato a parlare di grandi eventi e di Olimpiadi a Roma, anche sulla base di questo tweet polemico di Matteo Renzi. Gennaro Migliore aveva il diritto di replica alle accuse di Lezzi. Innanzitutto noi lo sappiamo che governare un grande evento, governare una grande città, governare un grande paese è difficile. Non facciamo con il Movimento 5 Stelle che sono come quelli che al bar dello sport fanno la nazionale, no? Dicono io convocherei questo, convocherei quell'altro, noi i problemi li affrontiamo. Ed è per questo motivo che voglio ricordare che per esempio l'Expo che ha cambiato la vita di Milano e di tanta parte del paese è riuscito ad essere un successo perché noi abbiamo realizzato un intervento con l'ANAC. E vorrei anche dire questo, la verità
è che voi non siete in grado di affrontare le questioni complesse. Noi Letti. Abbiamo garantito la legalità. Voi che cosa avete chiarissimo. Garantito fino ad oggi? La candidatura... Non siete riusciti dove è siete voi a governare. È stato chiarissimo, migliore. Sono i principi della legalità. La candidatura alle Olimpiadi perché era un'eredità. Perché voglio ricordare che il braccio destro della Raggi prego, vorrei fare una domanda, abbiamo pochissimo tempo. Questo è il punto. La candidatura alle Olimpiadi di Roma era un'eredità delle vecchie amministrazioni. Ma se foste voi a scegliere un grande evento e a gestire voi una pioggia di soldi che potrebbe servire al bene della città, sareste disposti a farlo? Roma è stata soffocata negli ultimi anni da destra e da sinistra, da tangenti e corruzione. Era responsabile non far fare a Roma un passo più lungo della gamba. Era una questione di responsabilità. Non era il momento adesso di questa candidatura. Pensate che il Partito Democratico, che ostanna Monti per la responsabilità nei confronti del Paese, dimentica che proprio Monti rifiutò quella candidatura. Per questione di responsabilità. Che non è l'ultimo arrivato. Ora, dimmi noi vogliamo ripristinare quando c'è stata la finale di Champions un momento, l'ultima puoi essere un po' educato e farmi parlare perché sentì parlare il Partito Democratico di illegalità. Se continuate a litigare io sono costretto a chiudere, non litigare, non è una battuta quello che è successo a tutti. Il duello sta diventando troppo infuocato, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, io devo parlarvi sopra, dare la linea al PG delle 13:30. Noi ci vediamo domani sempre in diretta alle 11, speriamo che il clima sia un poco più calmo. Grazie.